con Simone Nicoli per commentare questa bellissima vittoria. Una grande vittoria perché a Lungobisenzio non avevamo ancora trovato la zona dei 3 punti. Oggi è stato stupendo risultare con i nostri tifosi, che anche oggi erano in tantissimi, nonostante il clima non fosse bellissimo, però veramente anche far gol al primo tempo sotto la curva è stata un'emozione grande. È arrivato questo tuo gol, ci descrivi cosa hai provato, la liberazione? Sì, è stato un gol che da tempo cercavo, che non veniva da un po' di tempo. Sono felice, adesso mi aspettano altre 7 partite, spero di farne altri, magari sempre sotto la curva, così decidi. Ecco, l'attrezzo da sottolineare è che questa squadra, a prescindere dalla posizione in classifica, è stata completamente rivoluzionata. Praticamente ha reso di più e ha giocatori a questo punto anche importanti, quindi è stata anche una partita non semplice. Assolutamente, è stata una partita difficile come le altre, perché comunque Atleti è un giocatore importantissimo come D'Agostino, che ci ha fatto soffrire oggi e ci hanno fatto capire che non sono da penultimo posto, ma sono da altre posizioni, hanno cambiato tutta la squadra, però noi ultimamente siamo molto compatti e questo ci porta a grandi risultati come questo di oggi. Com'è stata la partita, primo tempo e secondo tempo? Beh, il primo tempo abbiamo iniziato secondo me i primi 25 minuti molto bene, provando ad attaccare, provando a far gol, però non ci siamo riusciti, dopo si sono alzati anche loro, diciamo dal 25esimo al 35esimo, poi siamo stati bravi, ma io mi ha dato un'ottima palla nel gol e da lì ci siamo sbloccati, siamo entrati nello spogliatoio e ci siamo detti che da lì iniziamo un'altra partita e secondo tempo. E il secondo tempo si è visto, finito Esatto. 3-0. Sì, secondo tempo finito 3-0, abbiamo rischiato un po' alla fine, però comunque una grande vittoria.